Siamo qui amici di Assist Sportivo con il presidente dell'Olimpica Rosario Saracino. Una festa per il basket, però per l'Olimpica non è andata bene. Perde di 11 punti contro una Castellano Udas forte con Ungo Sierra in serata. Ma diciamo che l'Udas ha meritato di vincere, quindi facciamo i complimenti all'Udas. Però insomma, obiettivamente i roster delle due squadre sono diversi. Insomma, noi abbiamo combattuto fino alla fine, rischiando anche di impattare la partita un paio di minuti dalla fine. Comunque la gente si è divertita, la partita è stata bella, tirata, e come hai detto tu è un bellissimo spot per il basket a Cernio. Insomma, è ora che si capisce che c'è bisogno di altre strutture, perché la gente adesso viene tanta. Insomma, stasera è stato molto bello da questo punto di vista. Ecco, stasera tra le note positive del roster dell'Olimpica c'è stato Nocera, che sotto canestro, a differenza della sua altezza, ha fatto valere, diciamo, la sua stazza contro uno Ionicas, segnando anche dei punti che hanno messo in difficoltà comunque l'Udas in certi tratti della partita. Sì, Nocera si è battuto bene, ma anche gli altri, devo dire, insomma, li abbiamo tenuti sempre con la partita aperta, non ci hanno mai definitivamente messo fuori dal match. Questo è quello che abbiamo chiesto ai ragazzi, insomma, di stare in partita fino alla fine, e questo, insomma, non posso che ringraziarli e essere soddisfatto. Insomma, siamo stati in partita, come dicevo prima, fino a due minuti dalla fine, insomma, anche se loro sono stati sempre in vantaggio, non bisogna dimenticarlo. Ma ripeto, loro hanno una panchina profonda, hanno un roster di tutto rispetto. Noi abbiamo fatto quello che potevamo e non ho niente da riproverare, ragazzi, insomma. Due momenti di differenza, secondo me, sono stati proprio che hanno determinato il risultato della partita. Uno all'inizio con un Darrisi, un Ciccio Darrisi, che è praticamente della Castellano Udas, che ha fatto valere, diciamo, tutta la sua tecnica e ha dato una superiorità verso un Laguzzi che forse è risultato un po' spento. Sì, diciamo che nel nostro piano partita, ovviamente, sorvegliato numero uno era Sierra, e penso i primi due quarti non si sia espresso come sempre, quindi siamo riusciti a tenerlo. Solo che, ripeto, l'Udes è una squadra che, se magari blocchi Sierra, emergono altri talenti. Insomma, è chiaro che loro, se Sierra non è in serata, c'è Darrisi, se non c'è Darrisi c'è Jonica, se non c'è Jonica c'è Darrisi fratello, Serazzi. Insomma, loro, noi tamponiamo, ma loro hanno sempre un jolly da tirar fuori. Peccato anche il primo quarto, quell'interruzione per l'infortunio all'arbitro. Avevamo una buona inerzia della partita, da quando abbiamo ripreso, ma purtroppo fino alla fine del primo quarto non abbiamo più segnato. Insomma, queste cose, loro sono una squadra esperta, ecco, hanno saputo gestire meglio di noi i momenti topici. Noi, ecco, nei momenti decisivi siamo un po' mancati, però siamo stati sempre in partita, e questo, ecco, bisogna dar merito ai ragazzi che sono riusciti a stare sempre in partita. Insomma, contro una squadra di questo tipo, insomma, non è facile. Alla fine del secondo momento, per ritornare alla domanda precedente, è comunque che ha determinato è stata l'uscita di Pedro Rubera a due minuti dalla fine, quando stavate per il quinto fallo di Pedro Rubera. Quanto è contata l'assenza? Forse perché comunque Rubera presenta per voi il capitano, diciamo, il trascinatore, quindi la squadra forse lì ha mollato un po'. Ma quando si sta a due minuti dalla fine, si sta punto a punto, io non credo che sia stata quella la lettura, perché comunque sì, Roberto è importante, però diciamo così, abbiamo anche altri elementi che potrebbero mettere il tiro decisivo, risolvere la partita. È che non è entrato quel tiro da tre punti di Roberto quando stavamo tre punti sotto, avremmo impattato. Forse psicologicamente l'uscita di quel tiro dal canestro ha fatto un po' mollare. Però, insomma, ripeto, io ho poco da rimproverare, ragazzi, no? Si sono battuti Giovanni Romano, Nocera, Bacchini, insomma, non ho niente. Forse mi sarei aspettato qualcosa in più da Laguzzi, però Laguzzi per loro credo era, come dire, un sorvegliato speciale, l'hanno marcato, l'hanno chiuso, insomma, noi come lunghi abbiamo lui, Ciccio Visaggio, e a volte utilizziamo Nocera. Rispetto alla loro batteria dei lunghi, insomma, in qualche modo ci sono almeno un 30 kg di meno, si è visto e si è sentito in campo, insomma. Vabbè, prossimo match come lo affronterete? Prossimo match andiamo a Barletta, che con gli innesti dell'Argentino Netto e di Corvino, secondo me una tra le prime quattro squadre del campionato,
questa era un'altra partita molto molto difficoltosa, però insomma in Serie C non sono tutte così. Noi abbiamo giocato il derby, abbiamo giocato un buon derby, ma non dobbiamo dimenticare qual è il nostro obiettivo. Ecco, il nostro obiettivo è mantenere la serie e tentare di prendere l'ottavo posto per fare i playoff. Ecco, certo, uno si fa prendere perché gioca con la squadra fortissima, la squadra prima in classifica, però poi chiusa, archiviata la partita, non bisogna dimenticare chi siamo, da dove veniamo e soprattutto dove vogliamo andare. Noi siamo una squadra matricola che deve salvarsi e possibilmente raggiungere i playoff. Loro hanno altri obiettivi e hanno allestito un roster per raggiungere questi obiettivi. Cari amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui a Palazzetto Nando Di Leo con il coach Antonio Marra. Coach, una partita concitata, intensissima, una partita che avete combattuto con il cuore da entrambe anche le parti, però la Castellano Udas, forse con differenza di roster, è riuscita a superare voi. Sì, no, io sono contento un po' per lo spettacolo che abbiamo dato tutte e due le squadre a questa città, che merita, secondo me merita anche la categoria superiore, adesso come sono le cose. Forse il palazzetto è un po' piccolino, però hanno dato battaglia a tutte e due le squadre, noi siamo stati bravi, l'abbiamo preparata bene, diciamo che abbiamo sempre rincorso, questo è vero, però sai, alla fine, arrivare a due minuti alla fine, ho il quinto fallo di Rubera, due punti sotto e la bomba di Tarrisi, che io comunque l'ho allenato pure, so benissimo che lui è molto bravo, un po' di distrazione, oppure ha tirato anche il momento particolare allo scadere, ha fatto canestro da tre e ha chiuso la partita. Però io sono contento per come ha giocato la mia squadra e soprattutto sono contento per lo spettacolo che c'è stato. Ecco coach, praticamente entriamo nel vivo della partita. A un certo punto lei ha detto, con Darrisi e soprattutto che ha fatto la differenza, che voi l'avete allenato, e anche Rubera, però Rubera è uscito agli ultimi minuti, a due minuti dalla fine, da un quinto fallo. Ecco, forse le faccio la stessa domanda, ha determinato questa forse un po' l'andamento della partita? Uscire per 5 falli un giocatore importante come Rubera, insomma, non è una cosa normale. È chiaro che con lui avevamo un terminale offensivo in più, però diciamo che forse non è stata questa la sconfitta. La sconfitta è stata soprattutto comunque su una certa superiorità fisica della squadra avversaria, che insomma, ha due lunghi anche abbastanza forti, quindi l'hanno dimostrato, oltre ad avere buoni esterni. Però io sono contento per come abbiamo giocato e spero di, che il nostro obiettivo è quello comunque di partecipare ai playoff e spero di arrivare il più alto possibile con questa squadra. Prossimo match contro la Cestistica Barletta, come l'affronterete? Qui adesso sono partite un pochettino tutte difficili. Abbiamo fatto anche parecchie partite difficili, fuori casa soprattutto. Barletta è una di quelle. Cercheremo di lavorare mentalmente in questa settimana e andarci a giocare la partita anche a Barletta, come abbiamo fatto del resto anche le altre partite, tranne forse quella di Foggia, dove abbiamo subito uno sgambetto non indifferente. Ringraziamo il coach e alla prossima. Grazie. Siamo con Gianni Romano. Gianni, è stata una partita tesissima, come erano le previsioni, avevate quasi rimontato, eravate arrivati almeno due, quanto brucia poi perderla così? Sai, il derby era ambitissimo, tutti lo aspettavano. Abbiamo perdevamo di un bel po' di punti, poi a un certo punto abbiamo fatto pressing e siamo arrivati lì a quel meno due, poi si sa, Ugo Sierra ha tirato una bomba pazzesca, poi un tiro da due con due mani in faccia, l'ha messa. Da lì abbiamo perso un po' le speranze, perché sai, marcare per 20 minuti Ugo Sierra non è facile. Il sottoscritto ero veramente stanco, però l'hanno vinta per la lucidità in attacco, noi quella ci è mancata, soprattutto sotto canestro. Hai, appunto, come hai detto tu, marcato per quasi tutta la partita Ugo, poi hai messo anche una tripla ed hai fatto un recupero con un altro canestro e lo spot della tua gara. Sì, infatti dopo la tripla, sai, ti sale quell'adrenalina che era inevitabile che avessi rubato una palla e rubando quella palla sono andato sotto canestro. Marcare però Ugo Sierra veramente è stato faticoso. Quanto sarà importante adesso riprendere il trend, vincere a Barletta per archiviare definitivamente il derby? Moltissimo, per darci morale, soprattutto ho sentito che Barletta si è rinforzata con il play Corvino, che lo stimo moltissimo, sarà un onore marcarlo.
dobbiamo andarci a prendere questi due punti per non mollare la corsa in campionato e per rimanere sempre lassù e tentare di entrare nei play-off. Grazie Gianni, complimenti. Ciao.